Rossi sbarca a Roma. Da oggi al Chiostro del Bramante si apre la grande mostra dedicata all'artista e writer inglese che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia politica e protesta. Oltre 90 le creazioni esposte fino all'11 aprile 2021, da Love is in the Air a Napalm. In mostra stampe su carta o tela, insieme a una selezione di opere uniche realizzate con tecniche diverse. Il percorso espositivo comprende anche più di 20 progetti per copertine di dischi e libri in un arco temporale dal 2001 al 2017. A pochi mesi dalla partecipazione a Sanremo 70, Ricky è tornato sulle scene musicali con il nuovo disco di inediti Pop Club, fuori da venerdì scorso per Sony Music Italy. 11 le tracce che testimoniano la volontà del cantautore 28enne di rinnovarsi, nonostante questo album sia il secondo lavoro della sua carriera. Sicuramente sono cambiato anche rispetto a quando è iniziato questo percorso di questo disco, che è il mio ultimo lavoro, che è Pop Club. Ho sperimentato tantissimo, infatti questo disco è anche figlio della sperimentazione che ho fatto, però è anche vero che sono cambiato, ci sono tanti pezzi che ho messo all'interno per stravolgere anche quello che ho fatto in passato, ma in senso più legato alla purezza della, non lo so, del mio sentire, e quindi la sincerità, il mettermi a nudo. Quindi su tante canzoni ho anche evidenziato questo, cioè l'aver rischiato, tra virgolette, perché non è mai facile mettersi a nudo come in Margot, come in Piccole Cose, lasciando andare proprio una serie di immagini, un flusso di pensieri che è coraggioso poi mandar fuori e far arrivare a più persone possibili. Post Malone colleziona un nuovo record di ascolti. La sua Rockstar, hit del disco di debutto Beer Bongs and Bentleys, che vede il feat di 21 Savage, ha raggiunto ufficialmente i 2 miliardi di stream su Spotify. La canzone è stata pubblicata nell'ormai lontano 2017 e ha fatto esplodere Malone come promessa da tenere d'occhio. Unico brano ad aver superato questa soglia finora era Shape of You di Ed Sheeran, recentemente diventato papà per la prima volta. Cacciatori, robottoni e maghette. A Modena dal 12 settembre c'è Anime Manga, mostra organizzata da Fondazione Modena Arti Visive, ospitata a Palazzo Santa Margherita fino al 10 gennaio. Obiettivo del percorso è illustrare la nascita e le modalità di diffusione tipiche di queste forme di intrattenimento, insegnare a decodificare il linguaggio peculiare ai segni grafici, spiegare i generi principali in cui vengono suddivisi i manga, da quelli per l'infanzia Kodomo agli Spokon a tema sportivo, passando attraverso i cartoni animati del World Masterpiece Theater, tratti da opere letterarie occidentali. Alcune sezioni sono dedicate al genere femminile shoujo, di cui fanno parte le famose maghette e le storie sentimentali, e shonen, storie avventurose per il pubblico maschile, con un focus su robottoni come Mazinga e Dangard. Il biglietto è acquistabile online su Viva Ticket. Fabio Rovazzi entra nel mondo di Call of Duty. L'artista ha ispirato un nuovo personaggio giocabile in Call of Duty Modern Warfare e nel suo DLC Warzone. Rovazzi interpreta e presta la voce all'operatore Morte, nome in codice di un ex soldato delle forze speciali del primo reggimento Colmoskin, che presenta caratteristiche ispirate al genere cinematografico degli spaghetti western. Via quindi il classico basco da soldato, sostituito da un cappello da cowboy, un poncho a coprire le spalle, barba incolta ed il classico movimento a giravolta della pistola che rotea sull'indice nel momento dell'estrazione dalla fondina.